Era tutto pronto per festeggiare l'aritmetica promozione in Serie A, ma purtroppo ha rotto le uova nel paniere il Trapani, che ha battuto il Cesena per 2-1. A sorpresa il Bari è stato fermato in casa con il Modena. Il Crotone ha fatto il suo compito, battere il Como con due reti di Modesto, per la prima volta in gol di destro sotto la sua curva, un crotonese doc, emozione grandissima per lui. E poi il raddoppio di Alte Budimir, che sale in classifica marcatori a quota 16. Andiamo a vedere i risultati di questa giornata, che ha visto il Cagliari fermato in casa con il Lanciano per 1-1, il Bari pareggiare in casa con il Modena 1-1, Crotone Como 2-0, Pescara Brescia 2-1, Provercelli Avellino 1-1, a Terni Ascoli batte Ternana 3-1, Trapani Cesena 2-1, a Vicenza Spezia batte Vicenza 3-0. Salernitana Livorno e Latina Virtus Entella sono in programma domani, lunedì sera il posticipo tra Novara e Perugia. La classifica vede il Crotone in testa con 77 punti, 4 punti di lunghezza sul Cagliari che ne ha 73, il Trapani sale a 65, Pescara e Bari sono a 64, Spezia 61, 58 Cesena, 57 Novara ed Entella, 54 Brescia, Perugia 51, Avellino Ascoli e Ternana a quota 45, Provercelli e Vicenza a quota 42, 40 punti per Latina e Modena, il Lanciano è a 39, ricordiamo, con 7 punti di penalizzazione, Salernitana 37, Livorno 36, il Como 29 punti. Diciamo che con la sconfitta di oggi il Como può aver messo un piede e mezzo in Lega Pro. Oh, certo, si accumula molta tensione, è normale che ci sono anche emozioni, sennò sarebbe troppo brutto, no? È stata una giornata veramente speciale, dove penso che noi abbiamo sofferto molto a livello mentale, specialmente i ragazzi giovani, secondo me non hanno fatto prestazioni positive, però devo dire che quelli vecchi, magari Clayton, Cordaz, Paladino, Modesto, hanno fatto una prestazione incredibile e hanno portato grande vittoria. Manca un punto, la domanda è dove? Ma poi penso che veramente dovrebbe succedere, non so, fine del mondo, però anche loro non credo che vinceranno tutte e quattro partite, per cui non lo so, io vorrei fare subito a Modena, perché mi sembra giusto, no, affrontare la gara con massima concentrazione e poi anche cercare di rimanere dove siamo. Cosa vuol dire a questi tifosi che hanno imbandierato la città, che oggi hanno fatto una cornice splendida, vi hanno spinto in alto? No, è stato un grosso cambio secondo me durante stagione, perché mi sembrava gran parte della stagione che c'erano molti dubbi, no? Penso che non per cattiveria, per carattere crotonese che ha paura che succedano cose brutte, e non volevano lasciarsi andare, almeno era questa mia sensazione. Ultime settimane magari hanno anche esagerato nel coreografie, nel riempire la città tutto così, però vedere così tanta gente felice, penso che è un grande successo di questa squadra. Stefano Cuoghi, un buon Como che in queste ultime giornate sta dando filo da torcere, 2-0, però avete giocato un'ottima partita. Sì, penso che almeno un gol ce lo saremmo meritati, poi loro sono stati molto più concreti. Noi abbiamo penso fatto 18 tiri in porta quando abbiamo fatto gol, quindi, ed è merito nostro, non di nessun altro, e su questo dovremo cercare sempre di lavorare per migliorare. Senta, la sua esperienza, come vede questo miracolo Crotone? No, non è un miracolo, io penso che sia un meritato traguardo per una società che ha lavorato in maniera meravigliosa in questi decenni. È un giusto premio per tutto questo lavoro, e quindi sono felicissimo, contentissimo per i fratelli Vrenna, per Beppe Ursino, per Valentino, per tutti quelli, per tutti quelli che lavorano per il Crotone, perché se lo meritano in maniera incredibile, quindi, e sarò un loro grandissimo tifoso il prossimo anno in Serie A.